due occasioni sono mettiti con degli altri, ecco. Poi ci siamo rivisti, ci abbiamo registrato durante il periodo. Ha litigato, insomma, sì, c'erano delle idee un po', sì, c'era un po' di frizione, come posso dire, c'era, insomma, non eravamo allineati al 100%, insomma, diciamo all'80, al 60, via. Allora sì, c'è qualche discussione, vabbè, ognuno prende la sua strada, poi eri molto giovane, 18 anni, cioè non è che dicevi, Dio, perdo questo lavoro, sono rovinato, no? C'erano delle porte, almeno nella tua testa c'erano delle porte aperte. Durante, sì, a San Vincent ho incontrato un bel po', mi ricordo Maurizio De Niudada, Peppino Di Capri, Albano, addirittura siamo andati a casa sua con Corrado, perché Corrado conosceva mezzo mondo, Alan Sorrenti, addirittura, che ho frequentato anche per un certo periodo, mi chiese appunto di andare a suonare con lui, so che io avevo in testa i miei pezzi, gli ho detto ma adesso non c'ho tempo. Prima di andare con i Nomadi mi avevano chiamato l'equipe, andai su là in via Bodoni, credo, solo che ero troppo giovane, non ero ancora pronto, cioè suonavo già, però non ero ancora, diciamo, non avevo ancora la materia in mano, per cui si risolse tutto come così, una visita e basta. Era appunto quel posto dove dormì Jimi Hendrix, addirittura a casa loro, sì, via Bodoni, non mi ricordo. Lei ha raccontato di Sì, questo Jimi Hendrix, sentire a sì, a casa Londra. sua, sì, è vero, Infatti io me lo ricordo, mi ricordo lì al Bar Italia quando aprirono l'Equipe Bazar, vendevano Sì, delle forse giacche, ricordo. vendevano, era una boutique, bellissimo, c'erano delle giacche che costavano 48.000 lire, cioè che erano tipo, non so, 900 euro, per dire. Però erano dei simboli, c'erano delle giacche quasi irraggiungibili per dei ragazzini come noi. Io avevo una Gibson, una Diavoletto, la SG, che mi portò da New York Franco Ceccarelli, che ce l'ho nelle mie foto, però purtroppo l'ho venduta perché una sera quando suonavo con Jimmy James Browning, non so se te lo ricordi, era quell'uomo di colore che, un uomo di colore, sì, un tipo di colore che abitava a Modena e era un cantante. Adesso è andato a Bolzano e c'era l'altra sera, appunto. Mi portò questa chitarra da New York, era una Diavoletto come questa, solo che era eccezionale, avevo un legno, un'intonazione. Dopo, appunto, 2 anni fa ne ho voluto ricomprare uno uguale, che però purtroppo ha delle caratteristiche diverse. Questo è Beppe Carletti. Questo è Giampaolo Lancellotti, poi c'è Augusto, Umberto Maggi e Amos. Questa è una delle foto più belle perché è anche molto grande. Che anno Questa era? è del 72, queste le abbiamo fatte a Milano prima di entrare in sala d'incisione. Io poi tra l'altro ho fatto due o tre brani con loro, ho inciso Quanti anni ho, Vola e Eterno. Guarda, questa è molto bella anche. Questo è un discografico. Eravamo in un ristorante. Anche questa è molto carina. Qui eravamo in autogrill. Dopo una piccola discussione. Questa è una foto che ho fatto nel cortile d'Augusto. Vedi, mi sono fatto seppellire sottoterra. Vedi la faccia che esce, lui mi annaffia. Surrealismo degli anni 70. Interessante. Il surrealismo. Questo è molto bello, eravamo a Saint Vincent, a Aosta, al Festival Disco per l'Estate. E qui parte la carrellata, qui mi stava venendo a prendere Augusto, vedi? Stavamo andando a suonare. Qui abitavo in via Paolo Ferrari, dove tu appunto prima mi ricordavi di essere venuto. Questo è Paolo Lancellotti, qui vedi gli occhi da beatnik che avevamo, vedi gli occhiali, se fosse stata colori, questi erano rosa, sul rosa, li comprai a Riccione, proprio questi occhiali. Qui eravamo a tavola, c'è Augusto che dà una coltellata al disco d'oro, vedi? Eravamo a Riccione, Bello questo. tandem, qui del materiale da fa sfogare tutti i modenesi. Ecco, questa è una foto che mi ha mandato l'anno scorso, uscì con Panorama, un CD con una compilation dei Nomadi. E
E allora io, incuriosito, così cercai l'indirizzo del fotografo e lo chiamai. Lui mi mandò come regalo questa foto molto grande, le altre sono un po' più piccoline. Vedi, qua eravamo appunto, vedi, io vagabondo era dodicesimo. Poi dopo qualche giorno, cioè la seconda sera, in semifinale arrivavamo secondi. Poi calammo, insomma, vinsi un altro, non mi ricordo neanche chi. Anche questa è molto bella. Sempre qua, al disco per l'estate. Qui a Riccione, mangiavamo gelateria. Qui con Paolo. Paolo e Augusto. Questi vabbè sono stralci di giornale. Ecco, questo qua è il CD che è uscito l'anno scorso, che è una compilation. Poi abbiamo